ritrovati a MedEx News. Sapete quanto ci tengo particolarmente a parlare sempre di tutto ciò che riguarda la prevenzione? Ecco perché l'iniziativa Questo Natale regalati salute, mi piace moltissimo questo slogan, un Natale di prevenzione è più che mai un'iniziativa a cui tengo far conoscere la popolazione. Perché dovete sapere che la Commissione Senologia dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha fatto sì che per tutte le donne magari impegnate durante la settimana si potesse fare lo screening nei giorni non lavorativi. Sabato e in alcune province siciliane anche la domenica. Di questo noi ne parliamo con la dottoressa Francesca Catalano, a cui do il ben ritrovata. Dottoressa, grazie di essere qui con noi. E Grazie a voi. con la dottoressa Giuseppina Guadagnino, che è la responsabile screening dell'ASP di Caltanissetta. Grazie di essere qui con noi. Buonasera. Mentre vedo in collegato in questo momento il dottor Giuseppe Laterna, che è il referente screening di Ragusa. Dottore, mi sente? Io la sento, ma non la vedo. Lei mi sente e non mi vede? Ok. Adesso su questo cercheremo un attimino una soluzione tecnica. Questo è il bello della diretta. Intanto cerchiamo appunto, intanto mi sente, quindi noi la vediamo, quindi già questo è importante. Dottoressa Catalano, vogliamo Ah, spiegare ecco. appunto come nasce questa iniziativa? Ma l'iniziativa nasce dal fatto che lo screening per il tumore della mammella è il primo passo, è la prima cosa da fare. In tutta Italia esistono programmi di prevenzione organizzati che offrono alle donne nella fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni la possibilità di eseguire gratuitamente una mammografia con cadenza biennale. In realtà la regione siciliana è stata sempre un po', diciamo, in deficit da questo punto di vista, nel senso che l'adesione allo screening si attesta intorno al 35-40% in tutte le 9 province che erogano appunto lo screening mammografico. Quindi, insieme al dottore Laperna, insieme ad altri componenti della commissione di senologia, che come ricorderete ha avuto modo di identificare i centri di eccellenza in tutta la regione, note col nome di Breast Unit, abbiamo pensato che necessariamente bisognava partire dal primo step, che è appunto il buon funzionamento dello screening stesso. Ci siamo resi conto che molte donne magari non vanno a eseguire la mammografia quando ricevono l'invito a casa, perché magari sono donne molto impegnate, sono professioniste. O anche le donne che lavorano a casa, le mamme, le nonne che accudiscono i nipoti, quindi vedono l'invito, vorrebbero andare, poi magari lo dimenticano e non vanno ad eseguire l'esame. Quindi abbiamo pensato di poter erogare questa prestazione durante un giorno festivo. Abbiamo iniziato con questo esperimento il 24 ottobre, che era una domenica, l'abbiamo ripetuto sabato 11 dicembre e qualche città ha dato la possibilità di eseguirlo anche la domenica 12 dicembre. E come vi potranno dire i colleghi che sono collegati, questa nostra iniziativa è stata molto ben vista dalle donne che si sono recate a fare appunto il proprio esame di mammografia con cadenza biennale. Abbiamo idea di poterlo riproporre almeno una domenica al mese per tutto l'anno 2022 e vedere appunto in qualche modo questo esperimento se possa dare i risultati sperati, che sono quelli appunto di aumentare l'adesione allo screening da parte della popolazione femminile in quella fascia di età. Questa è una bellissima iniziativa che avevate già fatto il 24 ottobre, come lei ha anticipato e ripetuto l'11 dicembre. È una di quelle iniziative che desiderate appunto come Commissione Senologia dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana a portare avanti a tempo indeterminato, credo, comunque come un appuntamento fisso, no? Almeno mensilmente. Vogliamo provarci e vedere se c'è adesione, anche perché nel momento in cui le donne si presentano e fanno l'esame, quello è un momento anche per informare le donne delle altre, diciamo, della famiglia, le altre donne, e quindi possono prenotare le amiche, possono prenotare la sorella, la mamma, quindi è un momento anche di informazione. Quindi attraverso l'appuntamento che diamo durante un giorno festivo dove la donna perde
pochi minuti per fare l'esame, chiaramente cadenzato e soprattutto distanziato, per cui abbiamo chiesto anche la prenotazione per evitare i contagi, sempre nel rispetto delle regole e delle norme anti-Covid. È un momento anche di informazione, sia i medici che i tecnici che il personale che eroga la prestazione potranno spiegare alla donna innanzitutto l'importanza e poi daranno la possibilità di prenotare anche le donne che fanno parte di quella stessa famiglia. È un esperimento, vedremo dopo aver fatto un certo numero di questi appuntamenti che cosa abbiamo raccolto. Tutto questo ovviamente anche sotto l'egida del DASO e della dottoressa Lisacchi, che è la responsabile dello screening mammografico per la regione siciliana. Quindi chiaramente abbiamo chiesto di poterlo eseguire nelle province e questa nostra iniziativa è stata ben accolta anche dalle istituzioni. Bene, noi avremmo avuto il piacere di avere tutte le province siciliane, ma purtroppo i medici hanno ovviamente i loro impegni, quindi siamo riusciti purtroppo a sentire, ne sentiremo solo alcuni, ma mi sembra, credo che sia comunque importante avere la testimonianza. La dottoressa Giusy Guadagnino, come dicevo, per esempio, è la responsabile dello screening dell'ASP di Caltanissetta. Dottoressa, come è andata a Caltanissetta? Allora, per queste giornate offerte, sia per il 24 di ottobre che per l'11 di dicembre, c'è stata un'altissima affluenza, anche perché in questa sede abbiamo strutturato in modo tale da offrire un qualcosa in più, non in termini di prestazione, ma in termini di accoglienza, con la presenza sia delle donne dell'associazione rappresentanti, sia delle nostre psicologhe. Per cui è stato anche un momento così di condivisione, la donna si è sentita più accolta, in modo da incentivare, ecco, sia come diceva la dottoressa Catalano, per il discorso della disponibilità temporale, per cui le donne lavoratrici possono usufruire di queste giornate festive per poter aderire allo screening, sia nei termini, ecco, di divulgare e incentivare ancora di più l'adesione, per quanto riguarda, ecco, questo supporto in più che diamo, sia psicologico che di accoglienza. È stato molto, molto gradito entrambe le date, un'altissima adesione. Le donne sono state molto contente, Sono anche state molto perché, contente anche vista, diciamo, la giornata, diventava quasi un momento di festa, ecco, per loro. Di questo ne siamo veramente contente e orgogliose di aver potuto dare il nostro contributo alle donne per incentivare, ecco, la prevenzione secondaria. Ci ripromettiamo, come diceva la dottoressa Catalano, di poterlo proporre mensilmente, in modo da offrire a tutte questa possibilità. Questo Allora, è quello che. sa farle altre domande per quanto riguarda Caltanissetta, ma vorrei chiudere il primo giro con ovviamente il dottor Laperna, che è il referente dello screening invece di Ragusa. Anche lei, dottore, vorrei un quadro di come sono andate ovviamente queste 2 giornate, sia il 24 ottobre, ma soprattutto l'11 dicembre. Com'è stata la risposta delle donne nel Ragusano? Ma è stata una ottima risposta. Diciamo che in realtà le 2 giornate si inquadrano in un meccanismo che è già attivo da tempo e che dopo, diciamo, le problematiche del Covid ha ripreso con un'attività, potremmo definire, normale. Per cui si sono inserite benissimo, hanno trovato una popolazione già sensibile, anzi abbiamo reclutato molte donne che per tutta una serie di motivazioni avevano tralasciato la regolarità degli appuntamenti con lo screening o ancora di più non avevano fatto mai una mammografia. Quindi è stato, come dire, il riaprire anche un discorso in un settore che finora era rimasto senza la possibilità che noi avessimo un livello di interlocuzione. Ecco, questo è molto Ecco, questo importante è e molto questo importante. mi offre praticamente la possibilità di tornare alla dottoressa Catalano a fare una precisazione a cui tengo molto e soprattutto tengo che lo facciamo ai nostri telespettatori. E molte volte si pensa che questi screening gratuiti non siano legati alla qualità delle azioni che il sistema sanitario
gratuitamente offre. Quindi c'è quasi un po' una reticenza. Io vorrei approfittare, dottoressa Catalano, della sua presenza e qui anche degli altri, ovviamente, referenti degli screening, invece per rimarcare l'importanza di questo screening. Alcune volte ho sentito anche che ci sono apparecchiature obsolete rispetto a altri posti. Insomma, sfatiamo questi miti che sono poi quelli che in qualche maniera anche contribuiscono a non far accettare l'offerta di poter effettuare uno screening gratuito. Allora, intanto che le apparecchiature siano obsolete non è vero. Ormai ogni centro di screening mammografico ha delle apparecchiature d'eccellenza, quindi sono mammografi digitali di ultima generazione, mammografi che possono erogare la cosiddetta tomosintesi e questo soprattutto per i seni che si presentano densi, quindi per i seni giovanili. Quindi le apparecchiature possiamo stare assolutamente tranquilli. Tra l'altro, molti centri screening, soprattutto quelli delle piccole province, come può essere Siracusa o anche Ragusa, il dottore Laperna ve lo può specificare meglio di me, hanno la possibilità immediata di eseguire l'approfondimento, cioè viene fatta una mammografia, il radiologo si accorge che c'è un dubbio, un sospetto, immediatamente la donna può eseguire nella stessa giornata l'esame ecografico e successivamente l'approfondimento diagnostico come una mammografia con mezzo di contrasto oppure una biopsia, che è quella che darà poi chiaramente nome e cognome alla malattia di quella paziente. Quindi io mi sento di dire che le donne si devono fidare e affidare ai programmi di screening, anche perché sono radiologi con comprovata esperienza. Stiamo cercando di fare crescere i radiologi più piccolini, quelli magari appena specialisti, in modo tale da appassionarsi allo screening e quindi poter seguire i centri di riferimento per la formazione. Quindi stiamo cercando veramente a 360 gradi di poter coprire, di poter aiutare le donne a fare diagnosi precoce, perché ricordiamolo sempre. Poter riconoscere un tumore quando è ancora di pochi millimetri, non raggiunge il centimetro, significa in una percentuale elevatissima di casi portare la donna a totale guarigione. Questo lo dico perché chiaramente il Covid ha un po' fermato i programmi di screening e quindi è capitato di vedere nelle nostre strutture pazienti, anche a volte giovani, che non hanno eseguito la propria mammografia, si sono anche spaventate quando il centro era disponibile a erogare la prestazione post-Covid, post-lockdown, e che sono arrivate alla nostra osservazione con tumori un po' più grandi e quindi con malattie un po' più avanzate che hanno richiesto chiaramente un trattamento terapeutico un po' diverso da quello che avremmo fatto se avessimo fatto una mammografia nei tempi corretti. Quindi mi sento di dire. I nostri colleghi radiologi sono tutti colleghi di comprovata esperienza, sono tutti colleghi assolutamente affidabili nel riconoscere una mammella con la malattia rispetto a una mammella che non ce l'ha e le apparecchiature in tutta la regione sono di ultimissima generazione, quindi sono apparecchiature assolutamente sofisticate che sono in grado di riconoscere la malattia. Ecco, grazie dottoressa. Dottore Laperna, volevo sentire anche lei, visto che è stato citato da dottoressa Catalano come zona di Ragusa, insomma, per spiegare bene a tutti coloro che ci seguono la validità più che mai di questo genere di esami gratuiti. Ma guardi, in realtà il concetto di screening è un concetto che parte da lontano, ma che ha subito nel corso degli anni tutta una serie di impasse nel nostro territorio legati spesso alla problematiche di tipo amministrativo, alla possibilità di poter organizzare ecco, gli organici in modo completo e quindi di dare una risposta che fosse continuativa alla popolazione. Questo ha creato una disaffezione in un certo senso nella popolazione che pensava che questo meccanismo non fosse adeguato. Orbene, questo ormai diciamo, è stato sfatato dai fatti, perché ormai sono anni che i 9 programmi siciliani sono coordinati con efficacia dal servizio epidemiologico della regione, il DASOE, e diciamo che concorrono tutti con una stessa modalità organizzativa a coprire l'intera fascia di popolazione definita target, ovvero sia di età tra 50 e 69 anni, e i numeri che fino a qualche anno fa
di adesione della popolazione non erano entusiasmanti, hanno ripreso ad avere un trend molto positivo che nella continuità dell'azione che noi ci proponiamo e che diciamo speriamo di riuscire a dare con continuità, ritorneranno o perlomeno promettono un trend ancora più positivo in modo che i programmi siciliani si allineino con quelli di altre regioni che fino ad oggi sono state definite più virtuose. Noi abbiamo tutti i numeri per essere virtuosi come gli altri. Dottoressa, volevo sentire anche lei, dottoressa Guadagnino, così sentiamo anche ovviamente la realtà di Caltanissetta. Per me è molto importante questa vostra testimonianza e vi ringrazio perché mi offre appunto l'opportunità di ribadire la qualità dei servizi legati agli screening senologici e non solo questo, senologici gratuiti ovviamente offerti dalla Regione, quindi tramite le ASP. Allora, riguardo la nostra realtà di Caltanissetta, seguendo il PDTA, che sarebbe il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale già adottato in tutta la regione, noi seguiamo appunto questo protocollo per cui in tempi molto brevi viene fatta la lettura delle mammografie, dopodiché, sempre nell'arco di massimo, secondo linee guida, 15-20 giorni al massimo, viene seguito l'approfondimento, facciamo anche le biopsie ecoguidate, quindi per poter subito dare un nominativo alla lesione che ha il nome, una lesione eventualmente neoplastica, e come diceva prima la dottoressa Catalano, noi siamo il primo step per la breast unit, quindi noi abbiamo la nostra breast unit della provincia nel territorio di Gela e da qui la donna viene seguita in maniera diciamo molto veloce e accurata per raggiungere se necessario all'intervento chirurgico in tempi brevi, alla guarigione o per i protocolli oncologici con terapie personalizzate. Quindi diciamo che in tempi molto brevi, ecco, le donne vengono seguite in tutto il loro percorso, sempre con il supporto delle psicologhe e quindi diciamo molto attenzionate da questo punto di vista. Ecco, Quindi questo è in tempi molto molto importante. brevi. Ecco, in tempi brevi. Quindi grazie davvero tanto di aver risposto a questa domanda che è importante. Io a volte riporto Tempi ovviamente i brevi, sì. luoghi comune, cerco di essere ovviamente di rispondere alle tante domande che spesso sento dalla gente comune e approfitto delle mie trasmissioni per sfatare dei miti che non aiutano ovviamente nessuno, tantomeno le donne, in quello che è il concetto di prevenzione. E a proposito di concetto di prevenzione, la dottoressa Catalano ha detto molto importante, un dato molto importante. Purtroppo il Covid in qualche maniera ha rallentato ovviamente anche il fattore legato alla prevenzione, questo purtroppo inevitabilmente ha portato anche poi al riconoscimento di tumori in fase più avanzata. Credo, dottoressa, che sia importante più che mai ribadire la sicurezza in cui tutto questo viene fatto nelle strutture ospedaliere e nell'ASP. Ma vi devo dire una sensazione, io vi rispondo, ti rispondo Valeria a questa domanda con una sensazione. Quando scendo a piano terra della struttura di senologia dell'ospedale Cannizzaro, e a piano terra abbiamo i mammografi, le radiologhe, i tecnici di radiologia dedicati, ho sempre la sensazione che non fanno niente e dico: ma com'è possibile che non c'è nessuno? E al massimo trovo una, due pazienti in sala d'attesa. Non è così. Chiaramente è una sensazione sbagliata perché eravamo abituati a trovare tanta gente, gli accompagnatori nella piccola sala d'attesa che noi abbiamo, una ventina di posti a sedere, e invece adesso abbiamo blindato la sala d'attesa. In sala d'attesa troviamo massimo due donne, magari una deve fare la mammografia, l'altra deve fare l'ecografia. Le altre avranno chiaramente un distanziamento orario che diventa fondamentale e gli accompagnatori non entrano per nessun motivo. Quindi gli ospedali sono sicuri. Quindi io vorrei invitare a tutte quelle che ci stanno ascoltando e che non hanno fatto un qualsiasi esame di screening, perché sapete che lo screening non è solo la mammografia, ma è anche il Pap test, è anche lo screening per il tumore del colon retto. Andate, andate, se ricevete l'invito a casa,
Sicuramente avete un orario, quello è il vostro orario, dovete essere puntuali, non arrivare né prima né dopo, mantenere la vostra prenotazione, farete l'esame in totale sicurezza, i medici che vi accoglieranno, i tecnici, il personale è stravaccinato, quindi parliamo veramente di super super Green Pass, quindi non può succedere nulla. Quindi l'invito è proprio questo, secondo me i mass media questo devono fare, le persone devono andare a fare gli opportuni controlli. E vi ripeto, la mia sensazione è quella che le mie dottoresse che fanno esami mammografici si giravano i pollici tutto il giorno, non è così, lavorano alla stessa maniera, chiaramente con degli intervalli ben precisi, regolari per evitare gli assembramenti. Dottor La Perla, durante questi screening che voi effettuate nella struttura di Ragusa, dell'ASP di Ragusa, la percentuale ovviamente di riscontro, insomma, di donne a cui si trova il tumore, qual è? È alta, è bassa? Quanto è importante, ecco? Allora, ascolti, in realtà mi preme dire una cosa. Lei accenna allo screening di Ragusa come se fosse un modello, diciamo così, distinto da altri. Noi oggi stiamo tendendo a parlare più che altro degli screening regionali, perché tutti quanti gli screening delle 9 province si stanno uniformando ad un unico modello, che poi funziona allo stesso modo. È questo il vero dato di qualità che noi oggi stiamo cercando di portare avanti, cioè quello di un modello che funziona, che è fatto di modalità operative tali in ogni provincia, di professionisti che sono stati formati allo stesso modo, che hanno la stessa capacità di lettura delle mammografie, che hanno la stessa capacità di approfondire. Qualora ci si dovesse imbattere in un reperto, diciamo, sospetto e di arrivare alla diagnosi, hanno la stessa tipologia di apparecchiature, ma soprattutto hanno un standard qualitativo che è misurabile con indicatori di qualità che noi periodicamente, diciamo, teniamo sotto controllo. Allora cosa succede? Che bene o male vediamo che noi abbiamo standard similari in tutti i programmi. E questo è il dato di maggior affidabilità per le donne rispetto ad altre realtà che non hanno questa, diciamo, uniformità e messa a punto di modalità che garantiscono la diagnosi. Lo standard che dice a cui lei si riferiva ha un nome particolare che si chiama tasso di riconoscimento, detection rate in inglese, e praticamente significa quanti casi troviamo. C'è un dato che lo tipizza, che è dato da appunto da 7 donne su ogni 1.000 screenate nella fascia di età. Quindi ogni anno noi abbiamo sui programmi giovani 7 donne su 1.000. Su quelli che sono più consolidati, cioè che hanno fatto più passaggi sulla popolazione negli anni, questo dato scende tra 3 e 4 per mille. Cioè, questo è uno standard che se il programma funziona, se è fatto bene con i criteri, con il sistema della doppia lettura, riconosce 4 donne ogni 1.000 che vengono esaminate. E questo qui è il dato che a noi ci deve confortare nella efficacia dell'azione che stiamo facendo. Bene, sì, sono perfettamente d'accordo con lei. Io quando parlo di differenziazione di città, ve lo chiedo per singola provincia, non è che penso che siate diversi uno dagli altri. Cerco di avere il vostro dato sul territorio, ecco, perché ovviamente ho la fortuna in questa trasmissione di poter parlare con i referenti di diverse, ovviamente, province. Siccome non è facile raggiungere sempre le persone di quella zona, se voi come referenti parlate di là, a me aiutate ovviamente a far arrivare più persone sul territorio. Lei l'ha detto sicuramente in una maniera più idonea rispetto alla mia. Io cerco di farmi comprendere più dalla gente comune. Lei ha utilizzato un linguaggio decisamente migliore. La ringrazio per questa precisazione. Dottoressa, allora vorrei sapere anche ovviamente, come va la situazione ovviamente sui dati che ha detto il dottore per quanto riguarda
Caltanissetta. Assolutamente d'accordo. Difatti, insomma, il nostro report è questo: di un 5, 6 su 1000 cancri trovati. Tra l'altro, abbiamo trovato dei tumori molto piccoli, nonostante il periodo del lockdown precedente. Raramente abbiamo trovato tumori grossi, parliamo anche di 5-7 mm. Questo significa veramente la guarigione totale per queste donne. Intorno al centimetro, ecco, questo ci fa molto piacere perché comunque già dall'anno scorso, maggio dall'anno scorso, con tutte le dovute accortezze per le normative anti-Covid, quindi il distanziamento, il discorso di rispettare l'orario, di sanificare tutte le apparecchiature tra una prestazione e l'altra, sia ecografica che mammografica e di tutto. Quindi ci ha permesso di lavorare in perfetta sicurezza, di accogliere tutte le donne senza, ecco, rimandare ulteriormente gli approfondimenti e le prestazioni, ecco, di mammografia. Per cui concordo pienamente, anche perché, come diceva il dottore Laperna, sono dati che cerchiamo appunto di standardizzare e di essere al passo con tutti i centri screening. Allora, dottore Laperna, in chiusura di questa trasmissione, cosa possiamo aggiungere ovviamente per far sì che chi ci segue comprenda ancora di più l'importanza della prevenzione? E anche le manifestazioni che abbiamo fatto il 24 e adesso giorno 11, il 24 ottobre, adesso giorno 11, devono avere un fine, quello di in un certo far passare il messaggio alla popolazione che i meccanismi di screening che sono offerti a tutte le donne del territorio siciliano che rientrano, come dicevo prima, nel target, sono il meccanismo migliore per fare la diagnosi precoce. Sono affidabili. E soprattutto rappresentano un meccanismo che non deve essere visto come una eventuale opportunità per fare una mammografia. Spesso le donne arrivano con il desiderio di avere un esame, magari bypassando le liste d'attesa degli esami prenotati tramite GUP e così via. Bisogna cambiare questo concetto. Partecipare a uno screening significa partecipare ad un meccanismo in cui si cerca di tutelare la salute, di tutte le donne e le donne si devono affidare, devono essere fiduciose che quel percorso in cui sono state inserite è organizzato bene ed è lo strumento migliore per raggiungere un'eventuale diagnosi precoce. Quindi bisogna, ecco, sapersi affidare, bisogna stabilire un rapporto di reciproca fiducia tra chi gestisce i programmi e la popolazione, perché questo diventa un meccanismo di sinergia e affidabile per il futuro. Dottoressa Guadagnino, anche lei una battuta finale? Ma sicuramente condivido il tutto perché è un rapporto di fiducia. Poi volevo puntualizzare che aderire allo screening mammografico in questo caso è aderire ad un programma che rientra in un programma più grande, che è quello della Breast Unit. Cioè significa che effettivamente la donna può fare la mammografia, ma non si esaurisce lì perché inserito in questo contesto significa essere seguita e poter raggiungere. Inserirsi in questo percorso significa essere seguita, se nell'eventualità si dovesse trovare una lesione neoplastica, non viene abbandonata a se stessa. Cioè, se la donna fa la mammografia, diciamo, di clinica, ma anche quella noi l'abbiamo inserita, come referenti clinici, insomma, come cerchiamo di inserirla sempre nel percorso Breast, quindi la donna non riceve solo il referto e poi deve pensare da sé a come gestirselo, quindi se da chi andare, come andare, quindi sicuramente sono dei pensieri meno, specie in una situazione in cui la donna riceve una diagnosi di tumore, ma in questo modo viene accolta, accompagnata e indirizzata presso la Breast della propria provincia, quindi vicino casa, diciamo,
Può essere in questo modo anche vicino ai propri familiari. Sappiamo benissimo che mo sono momenti terribili per cui la donna che riceve una diagnosi di tumore va, come si suol dire, in pallone, chiaro, in uno stato d'ansia e depressivo. In questo modo si accompagna nel percorso e non deve pensare a nulla di questo. Credo che sia più che altro far capire questo alla popolazione, di non partecipare solo a fare la mammografia, ma viene inserita in un percorso più grande che dà molto più supporto e con delle professionalità, perché sappiamo che le breast sono state individuate con altre professionalità per offrire il meglio vicino casa, quindi senza allontanarsi anche da quello che è l'ambiente familiare, che è molto di supporto in una fase così tragica come può essere ricevere la notizia di un tumore, un carcinoma della mammella, e poter avere le stesse prestazioni in tutte le parti della Sicilia e dell'Italia presso una breast con gli stessi standard qualitativi. Questo è il messaggio che Dottoressa, vorrei trasmettere. grazie dottoressa, la ringrazio moltissimo, è stato molto molto efficace e mi auguro appunto che raggiungerà più persone possibile che ci stanno ascoltando. Dottoressa Catalano, siamo in chiusura, un Natale di prevenzione, questo Natale regalati salute, ma ovviamente la prevenzione è e sarà sempre uno degli obiettivi principali della commissione, ovviamente screening dell'assessorato alla salute della Regione Siciliana. Non vedo più la dottoressa Catalano, è successo qualcosa? Si è scollegata forse? Allora, va bene. Facciamo così, sicuramente abbiamo perso la dottoressa Catalano che si è scollegata, io quindi comunque devo necessariamente chiudere perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo velocemente a mandare il link molto velocemente su WhatsApp perché mi dice hanno tolto la luce, ma questo vedete non c'entra assolutamente nulla con noi. Facciamo, va bene. Allora, noi ringraziamo la dottoressa Giusy Guadagnino, responsabile screening l'ASP di Caltanissetta. Grazie dottoressa davvero di essere Grazie stata a voi. qui con noi. Ringrazio ovviamente ancora il dottore Giuseppe Laperna, referente dello screening di Ragusa. Grazie dottore per le sue precisazioni e per la sua presenza qui in trasmissione. Grazie mille a voi. E ringrazio come sempre la dottoressa Francesca Catalano che è sempre in prima linea quando si parla di prevenzione alla salute e soprattutto per tutto ciò che ruota intorno alla patologia tumorale della mammella. Grazie a tutti voi di aver seguito ancora una volta il nostro MedDesk News.